ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Giannina. E oggi andiamo a vedere insieme come preparare una torta senza cottura, quindi senza il bisogno di accendere il forno, in meno di 15 minuti. Eh già ragazzi, avete sentito proprio bene, è velocissima, facilissima e golosissima. Oggi andiamo a vedere insieme come la si prepara. Per questa ricetta ci serviranno 400 g di biscotti Oreo e 130 g di burro sciolto. Per prima cosa mettiamo i nostri biscotti in un mixer e cominciamo a frullare. Passati 10 secondi aggiungiamo il burro e continuiamo a frullare. Qui con noi abbiamo una teglia con una circonferenza di 27 cm con il fondo apribile e ora ci andiamo a mettere il nostro composto di biscotti, ricordandoci ovviamente di andare a rifinire anche i bordi. Quando avremo finito di stendere la nostra base, la metteremo nel frigo a riposare per circa mezz'ora in modo che si assesti per bene. Mentre la nostra base sta riposando in frigo, vediamo insieme gli ingredienti per la ganache, ossia 400 g di cioccolato fondente tagliato a scaglie e 300 ml di panna fresca intera. Per prima cosa mettiamo la nostra panna a scaldare in un pentolino sul fuoco finché non sfiorerà il bollore. Quando la nostra panna sarà calda, la trasferiamo nella ciotola con il cioccolato . Poi mescoliamo il tutto per bene. Dopo aver amalgamato i nostri due ingredienti, lasciamo la nostra ganache a temperatura ambiente fino al momento del bisogno. Passati 30 minuti di riposo in frigo, prendiamo 20-30 g di ribes e li mettiamo alla base della nostra torta. Poi aggiungiamo tutta la nostra ganache. La stendiamo per bene lungo tutta la superficie, poi mettiamo la nostra torta a riposare nel frigo per circa 2 ore o finché la nostra ganache non si indurirà. Ci aiutiamo sempre con una spatolina. Per decorare la nostra torta abbiamo deciso di utilizzare tutta questa bella frutta fresca. E noi qui abbiamo delle ciliegie, delle albicocche, dei kiwi, delle more, delle fragole, dei mirtilli, dei ribes, dei fichi e per dare una nota di croccantezza finale abbiamo scelto qualche tipologia di frutta secca, per esempio della granella di nocciole, dei pistacchi, delle nocciole intere e delle mandorle e infine un pochino di menta. Passate le 2 ore di riposo in frigo, iniziamo a decorare la nostra torta come più ci pare e piace, utilizzando tutta la frutta a nostra disposizione. Ma guardate com'è venuta bene la nostra torta, ragazzi! E noi volevamo farvi vedere anche come si presenta dentro! Ok ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso ci gustiamo questa meraviglia di una torta! Ragazzi, veramente è una torta buonissima! Il cioccolato si sposa alla perfezione con la frutta, perché la frutta rilascia una nota leggerissima acida che va a completare il tutto. La ganache è veramente buona, vellutata e leggera. La base all'Oreo gli dà una spinta di croccantezza in più. E infine la frutta secca che abbiamo messo sopra va a completare il tutto dando un'altra nota di croccantezza che rende la nostra torta unica e inimitabile. È veramente fresca e adatta all'estate. Veramente ragazzi, una torta buonissima, assolutamente da provare! Bene ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo anche che sia e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi e mi raccomando attivate la campanella per ricevere le nostre notifiche.